Frida Neri, diciamo che è una maschera nel senso più bello del termine, come la maschera del teatro greco della tragedia, no? È qualcosa che amplifica una personalità che è dietro, perché Frida Neri è uno pseudonimo, è una cantautrice che ama molto sia la musica che la filosofia e la letteratura e cerca di miscelare questi tre mondi insieme nei propri spettacoli. Sorti carne e pelle si muovono in danze senza nome. C'è chi lo chiama amore, non sapendo bene quale altro nome dare. La mia prima canzone l'ho scritta quando avevo, penso, 8-9 anni, oscena, naturalmente da bambina qual ero. L'argomento era, sì, i primi innamoramenti. Il passo successivo, quando ho iniziato a suonare la chitarra, è stato quello di scrivere accompagnandomi. Mi ricordo ancora con due accordi, quelli che avevo imparato quel giorno, che erano la minore e sol, in un'intera canzone con la minore e sol. E poi piano piano, diciamo che per lungo tempo, un pezzettino alla volta, mi sono conquistata i miei spazi, poi sono passata dallo scrivere in inglese all'italiano, fino a quando però, diciamo, una crisi esistenziale mi ha portato a vivere la musica in maniera diversa, che sono laureata in filosofia e diciamo che la crisi esistenziale è abbastanza connaturata al tipo di studio. E in questa crisi, mentre prima il canto era una passione, uno sfogo così quotidiano, privato, è diventato invece un'urgenza, una forma anche proprio di vita sociale, ma anche proprio di lavoro in un certo senso. Quindi ho ricominciato con un duo acustico fino a poi arrivare alle formazioni attuali, appunto dal duo acustico voce chitarra al trio con contrabbasso, al quintetto con viola e violoncello, e adesso un prossimo esperimento sarà quello di aggiungere una parte ritmica. Quindi diciamo che l'aspetto delle formazioni è un qualcosa di versatile, dipende dal luogo in cui siamo, perché il luogo importante non è uno sfondo bianco, dipende dalla situazione. Da un anno a questa parte il nostro sound, il nostro suono, la nostra musica si sta spostando verso, diciamo, una, se la devo etichettare, una sorta di piega world music, cioè di reinterpretazione sia in chiave antica di cose moderne sia in chiave moderna di cose antiche. E giriamo con il mio nome, essendo una cantautrice, quindi i miei musicisti fanno parte del progetto a livello profondo, però si è scelto di, insomma, metterci tutti sotto questa specie di maschera che è Frida Neri. Storie vecchie e nuove, e mi parlano di ciò che provo, credo e sono, sorridono, celando ciò che io voglio vedere ancora, con i miei pensieri alle soglie dell'aurora. Una delle esperienze più significative di questi ultimi tempi è stato l'invito di Andrina De Tomasi della Casa degli Artisti, che ha luogo al Furlo, è un posto meraviglioso, e con i poeti Loris Ferri e Stefano Sanchini, che hanno scritto e hanno pubblicato in questo ultimo periodo un poema dialogico che si intitola Corrispondenze ai margini dell'Occidente. Abbiamo già da un annetto fatto questo progetto che affianca la poesia alla canzone. Tutti e tre, insieme ad Antonio Nasone, chitarrista, abbiamo dato vita a questo spettacolo che si intitola I frutti di Maya. Abbiamo proposto questo concerto reading dedicato agli elementi della natura,
elementi diversi, tra cui anche l'uomo con tutte le sue avventure, tutti i suoi drammi, e si chiude appunto con un cerchio vitale che è un invito comunque a resistere nonostante tutti i problemi della nostra epoca. Così parla il libro del creatore, Piera Coccia. Dio fece il cielo e la terra. Qui cielo e terra eternamente saranno ad un respiro l'uno dall'altro. Al mondo non venimmo per strisciare ai piedi di illustri capitani. Metto fuoco nel mio obiettivo. Le case, la gente sconfinate, distese di dove gli altri non vedono niente. Io vedo ombre, trovo luce. Alla pietra della gola del furlo. Insanguinata da mille battaglie, allo stesso modo indifferente al pianto del pastore, alla preghiera del santo, ascoltò i gemiti d'amore, le vendette, e l'uomo che solo e da solo scelse la morte. Generazioni le passarono accanto. Aglio, olio, aceto e sale. Così nei secoli hanno cenato gli uomini semplici con piccole cose. Sembrava che il tempo bastasse ad ogni piccolo gesto. Buonasera, Stefano Santini, Antonio Nocone, Fulaneri.